Non si ferma l'onda di protesta contro il POS. Il piano operativo sanitario 2019-2021, adottato dal governatore commissario Donato Toma, ha ottenuto la bocciatura dai comitati e anche le critiche dei sindaci. Il Partito Democratico ha avviato una petizione popolare per ottenerne la revoca. La raccolta firme è stata lanciata a Termoli, poi diffusa nelle altre località del Basso Molise, e nei giorni scorsi c'è stata una grande mobilitazione a Santa Croce di Magliano. Qui la segretaria del Circolo Dem, Maria Florio, ha puntato l'attenzione sul rischio tagli nelle case della salute e nel 118. Siamo preoccupati perché nel piano operativo che è stato assunto dal governatore Toma, alcune delle case della salute dovranno essere ridimensionate, perché ci sono le case della salute ad alta intensità e a bassa intensità, e in quelle a bassa intensità, oltre a depotenziare alcuni servizi che già ci sono all'interno della struttura, si parla che vogliono togliere anche le postazioni del 118. Noi viviamo in un territorio molto molto frammentato, le viabilità non sono al meglio della loro potenzialità, e quindi difendiamo tutta l'area che comprende tutti questi comuni, Santa Croce, Bonefro, San Giuliano, Colletorto, perché togliendo il 118 molti cittadini non potranno essere salvati, perché questa è una cosa fondamentale per il soccorso. Al banchetto presenti anche Oscar Scurti, Candida Stellato e Laura Venitelli. Vediamo che la gente si ferma e in maniera volontaria, senza che la sollecitiamo, senza che la chiamiamo, si avvicina e vuole firmare, perché ha compreso, anche grazie a questa attività che stiamo facendo appunto di diffusione di quello che è il contenuto del programma operativo, ha compreso l'importanza di questa firma, ha compreso l'importanza della petizione. Presidente Toma, ascolta i tuoi cittadini.